Tanti auguri a te. Ciao babies e benvenuti sul mio canale YouTube. Il mio nome è Carmi e siamo qui riuniti oggi molto quieti, molto quatti perché è mattina molto presto e già lì le energie sono più basse del solito, anche se il mio calderone è sempre qui presente. Vi dico subito che oggi sono, aspetta che cerco di vedere, sono le 7 e 16 del mattino. Io in verità mi sono svegliato alle 6:40 e naturalmente ho dovuto un attimo dare una mano a sta faccia sbattuta che adesso vi presento. Buongiorno. Perché oggi è il 24 di aprile, è venerdì, e che cosa si fa il venerdì? Si festeggia il compleanno di Dan. Infatti oggi voglio provare a fare la sua torta preferita, che è la Red Velvet, e lui è credo il migliore a farla, vi giuro, su tutto quello che volete, su tutti i miei trucchi. Dan, come farà la Red Velvet lui, non la fa assolutamente nessuno, è meglio di tutti i negozi. Ma io non l'ho mai fatta e quindi ho paura di fallire. Ho recuperato la ricetta che di solito lui usa, è quella della BBC, infatti ve la lascio giù nella description se volete provare anche voi a fare questa torta. Sicuramente meglio di me, e se è buona mandatemela, perché non lo so, forse rimarrà un po' a gola asciutta, ma non vi preoccupate, marito mi si mangia tutto cosa. E niente, proviamo a vedere come va. Ho un paio d'orette prima che l'orso si svegli e credetemi, se l'orso non trova qualcosa da mangiare questo compleanno, io faccio i pacchi. Vediamo come va, non lo so, scopriamo. E soprattutto scusatemi per questa faccia sbattuta, ma sono le 7 del mattino. Eppure se erano le 8 niente cambiava, eppure se erano le 9 o le 10. Eccoci qua Bibis, ho preparato praticamente tutti gli ingredienti qui di lato e ho anche la ricetta sempre lì con me. Una cosa che vi voglio dire, la ricetta che vi lascio giù, che è quella che seguirò, è comunque per un serving di 15-18 persone, quindi potete immaginare una torta gigantesca. Quindi quello che farò io, taglierò tutti quanti gli ingredienti a metà, così avere un serving, quindi una torta un pochettino più piccola, dalle 8 massimo 10 persone, perché credetemi, nessuno può venirci a trovare, siamo solo due di noi. Per quanto Dan abbia fame, io non voglio fargli arrivare lo zucchero fino alle stelle, quindi se la fate anche voi e siete meno di 15 persone, forse dividete a metà gli ingredienti. Vi metto in una postazione forse un pochettino questionable, ma vediamo che succede. Iniziamo Bibis con 150 ml di olio vegetale, quindi io ce lo metto piano piano. Vai. Passiamo a 250 ml di farina, quindi a zero questo qui, e credo che questa farina sia più o meno abbastanza. Quindi vediamo. Poi mi servono un cucchiaio grande di cacao, quindi andiamo a raccattare il nostro cacao. Mi sa che così può bastare, anche abbastanza diciamo. Due cucchiaini di bicarbonato di soda, che io ho già qui, che praticamente è un preparato già per torte, e ogni pacchetto è già uno, quindi è anche facile perché basta che ne apro due, quindi abbiamo uno. Ci servono 280 grammi di zucchero semolato di canna, quindi riazzero la bilancia e inizio a mettercelo al suo interno, quindi saranno 100. Un cucchiaio di sale da cucina, quindi eccolo qui. E adesso ci serve il buttermilk, che praticamente è una crema. Anche lo yogurt magro ci va benissimo. E come dosi di questo qua ce ne servono 200. Quindi riazzero un'altra volta. Perfetto. Passiamo adesso all'estratto di vaniglia e ce ne servono due cucchiaini, quindi uno e due. Due uova. E per finire ci servono 15 ml, quindi tutto quanto questo barattolino, di coloring. Questo praticamente è il colore rosso che farà infatti la Red Velvet. So che in Italia non è la cosa più facile da trovare, credetemi, questo qua dà praticamente solo l'aspetto della torta rossa, ma anche senza è buonissimo. Dan una volta me l'aveva fatto senza coloring e credetemi era buono uguale. Quindi vado a metterci tutto quanto e poi finalmente mischiamo.
Fortunatamente, prima di iniziare a mescolare, ho dato un'occhiata se avevo messo tutto quanto e naturalmente mi ero dimenticato un ingrediente, il bicarbonato di soda. Metteteci un piccolo cucchiaino perché serve, cioè, c'è scritto, vuol dire che serve. Quindi, prima di iniziare a mescolare, io ho bisogno di un sorseggio. E a proposito, mettete il forno a 180 gradi in versione statica, prima di mettere la torta dentro, quindi scusate, mi sono dimenticato. Io sono un disastro, però ricordatevi che sono le 7 del mattino. Amatemi lo stesso, anche se sono una ciofeca. E naturalmente versiamo tutto quanto il contenuto e la metteremo nel forno per più o meno 25-30 minuti. Queste angolazioni bellissime, ecco perché mi manca Dan. Vado adesso a mettere la torta nel forno. Qua. Quindi sono adesso precisamente, guardate che fortuna, sono le 8 del mattino, quindi alle 8:25 ne andremo a dare un'occhiata, ma finalmente faremo una delle cose che ci piace di più, ed è leccare la ciotola finché non è pulita, perché dobbiamo fare l'icing e come voi sapete... Io sono una caccavella, tengo, quindi devo pulirla. Non vi preoccupate, ci penso io. Passiamo adesso, Bibis, all'icing, quindi praticamente a come si ricopre la torta. Cerchiamo di farla bella. Voi sapete, la Red Velvet è molto famosa perché è tutta bianca fuori. Quindi ho messo una vita e mezza di zucchero a velo, infatti ne servono 375 grammi di zucchero a velo e credetemi, il zucchero a velo pesa pochissimo, quindi è veramente tanto. Poi vi faccio vedere nel frattempo che cos'altro serve. Ci serve del burro, questo qua è burro salato e di burro salato ce ne servono 125 grammi. Io l'ho passato velocissimamente nel microonde, perché era super super duro dal frigo e ci avrei messo praticamente una vita e mezza. E questo qui era il burro salato che vi stavo dicendo, se in caso riuscite a trovarlo, questo qua mi piace davvero tanto. E poi ci serve il soft cheese, quindi praticamente il formaggio quello soffice. La Philadelphia va benissimo, infatti certe volte utilizzate la Philadelphia che è buonissima, ma io devo utilizzare quella con meno lattosio, anche se comunque altre cose hanno il lattosio per forza. E di questa qua me ne servono 175. Quindi vado a metterne un pochettino e per finire ancora una volta un cucchiaino di estratto di vaniglia, perfetto. E adesso l'unica cosa che bisogna fare è girare e credetemi, qua bisogna andare pianissimo perché tutto lo zucchero a velo vola, che è una meraviglia, quindi qua ci vorrà un po' di tempo. Metto un bel time lapse, per voi saranno pochi secondi, per me un'eternità. Come potete vedere, Bibis è bello girato e bello liquidino. Mi sa perché ho messo il burro dentro al microonde e non so se è stata una mossa giusta. Quindi mi serve che si indurisca e si raffreddi un pochettino, cioè diventi un po' più solido, ecco. Quindi vado a metterlo nel frigo. Infatti ho uno scompartimento apposta qua sopra. Vado a lasciarlo qui, ci metto anche tutta la cucchiaia dentro. Perfetto, quindi lo lascerò per una quindicina, forse una mezz'oretta. Nel frattempo manca poco alla torta e come potete vedere, non so se si vede, si sta alzando parecchio. Quindi niente, io mi sbatto qua a terra. Quindi adesso che facciamo? Ci mettiamo qui, sorseggiamo il nostro caffè, aspetto 10 minuti che la torta sia pronta per essere sfornata e poi la lascio riposare anche lei per una mezz'oretta, perché se è troppo calda si abbassa e diventa un macello. Devo dirvi la verità. Lei profuma, io no, quindi mi sa che in quella mezz'oretta mi dà un attimo una sciacquata, un attimo una cosa presentabile. Meno male che le telecamere ancora non hanno il senso dell'olfatto. E niente, io sono un disastro alle 8 del mattino. Comunque, se pensavate che io stessi scherzando, no, io veramente rimango qua col mio Animal Crossing, il mio caffè e vivo la mia vita, sinceramente. Mi metto gli occhiali da sole perché ci siamo capiti, ci siamo intuiti. Comunque. Piccolo metodo che sicuramente tutti voi già lo sapete, per controllare se dentro la torta è cotta, ci va un bello spaghetto, lo mettiamo dentro e vediamo se esce pulito. Comunque appena aprono sto forno, sai che calore che mi viene in faccia? Oh, mamma mia, tutto questo calore. Io comunque come cucino io nessuno, eh. Allora, no, appena la muovo sto ancora facendo wiggle wiggle, quindi guarda, ce lo metto solo per farvi vedere. Vedete? È piena di...
di rosso, tutto quanto, no, dovrebbe essere completamente asciutta, quindi io ce la rimetto dentro, faccio un po' di lecco lecco, mamma mia, come se fosse un calippo. Ritorno a Animal Crossing. Sono passati altri 10 minuti, io da qua non mi sono mosso, ho ancora una volta il mio spaghetto bello pulito pulito, vediamo se adesso è pronta, ma credo di sì. Ok, facciamo uscire l'aria calda, andiamo a metterci spaghetto, e sì, infatti se vedete, questa volta è praticamente super pulito, quindi vado a spegnere il forno. La tiro fuori, la metto sopra e la lascio riposare più o meno per una ventina di minuti. Nel frattempo credo che l'icing, quello che metteremo attorno, si stia indurendo in qualche modo. Quindi niente, siamo quasi a buon punto e vi dico, sono le 8:40 del mattino, quindi siamo in schedule. Per cosa non lo so, ma siamo in schedule. Devo togliere la torta da qua. Finalmente, Beavis, è arrivato il momento di rivestire la torta. Ve la faccio vedere perché ce l'ho qui e guardate che bell'aspetto. E credetemi, l'odore è fantastico, anzi sembra quasi come quelle che le fa Dan. E ho tolto anche da fuori il frigo, cioè ho tolto da dentro il frigo, ecco, la crema, e devo dire che è ancora un pochettino runny, quindi un pochettino troppo liquida, ma secondo me dopo che la rimetto nel frigo si indurisce ancora di più. Come guarnizione, o meglio come estetica fatta un pochettino più carina, ho pensato di utilizzare questi raspberry dry, che sono praticamente frutti di bosco essiccati, e metterlo tutto quanto attorno, mentre al centro avevo acquistato questo qua l'altro giorno e l'ho dovuto nascondere nei miei vestiti, le candele che dicono happy birthday. Quindi vado a rivestire tutto quanto e speriamo che venga decente. Oddio, già faccio casini. Diciamo le cose come stanno, per essere la mia primissima torta, brutta brutta non è venuta. Sarà bellissima da pasticceria? Assolutamente no, ma è una torta fatta in casa da Carmi, ecco. Quindi vado a metterla adesso nel frigorifero, piano piano, spero che non succeda niente, quindi in maniera molto delicata l'ho messa là dentro, infatti possiamo constatare che la torta è nel frigo. Io direi di lasciarla lì per almeno un'oretta e mezza, tanto in questo momento sono le 9:45, Dan prima delle 11 non si sveglia, e non vedo l'ora di metterci le candele, vediamo come viene, soprattutto che cosa dirà Dan, quindi... Ma la domanda è questa, quanto ci metterà a mangiarsela? 5 minuti, te lo dico io. Questa, Beavis, è la torta dopo che è passata da un po' del frigorifero, e io la metto giù adesso e iniziamo a metterci le candeline, quindi iniziamo da qui. No, oddio, disastro. Le candele che mi cadono sono io tutti i giorni. Questa è la cosa più difficile che io abbia mai fatto, perché sto andando piano piano, così non si spengono, perché se si spengono poi devo fare anche in fretta prima che si sciolgano dentro la torta. Ok. Dan? Baby? Amo? Wakey wakey? Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri, wow, a Little Dan. Tanti auguri a te. Hurry up, because they're all melting. Okay. Wow. Yeah. Buongiorno. Mamma mia. Buongiorno, amo. Aspetta, wow, ho la torta qui. That's amazing. Come stai? Surprise. Wow. Buongiorno. Buongiorno. Wow. Oh, amore. Thank you, Emma. Anytime. Do you like your cake? That now it's like a-
Happy birthday. È successo che un pochettino è andato giù, dopo la pulirò. What cake is it? It's a red velvet. No. Silly. Yes. You made a red velvet. I made a red velvet this morning. Without me. Without you. Allora, ti lascio svegliare, la porta in cucina. I'm gonna take it to the kitchen now. I want it. Se vieni in cucina ti do un pezzettino, che dici? Actually, I'm a bit... I've just woken up, so I mean... Give me 5 minutes. Okay. How old are you today? Tre. Tre? Basta così. Is it trenta? È più qualcosa? Aspetta. 32. 32, bravissimo. Allora, io porto la torta dall'altra parte. Wow. I look so cold. Oh no, 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 la torta non si mangia. Nice. Okay. Okay. Ciao. Okay. Ciao. Well, I don't know if I want to go back to sleep or eat the cake now. I mean, this is a dream. Wow. Eccoci qua, Vivis. Buongiorno, tesoro bello. Ti sei svegliato un pochettino in più. Allora, qui abbiamo la torta, come potete vedere, e vi ho anche dato la badge che scrive "It's my birthday". Yeah, amo, tanti auguri. Tanti auguri. Brum. Tanti auguri. Brum. Ok, allora tagliamo la torta. Vi faccio vedere. Mi sposto un attimo qui in basso. Wow. Mamma mia. Guardate, allora, I've been waiting all day for this. Allora iniziamo a fare un piccolo spicchietto. Di più? Di più? Ti sei appena svegliata, perfetto. Perfetto, d'altronde c'è ragione, è il tuo compleanno. Chi te se ferma? Cerchiamo di tirar fuori la torta. Allora, eccola qua. It's better be good. Wow, cioè guardate anche l'interno che sta gucciolando. Momento assaggio. You go, you have to have the first one. Allora. Oh, yeah. No, but, io volevo assaggiarla anche un po'. Allora, aspetta. Vai, tesoro. Prova. Ok. Preoccupazioni. What do you think? Che dici? I think I have to need to take another slice before. Ah, ha detto che prima di decidere deve avere un altro pezzettino. Ma okay. Fammi assaggiare. Aspetta. È commestibile? Nine out of ten? Ah, un 9 su 10. Vabbè, io me lo piglio. Mine's more 10. 10 out of 10. Lo so, io l'ho già detto che la tua è più buona, però che ci vuoi fare? Io una cosa so fare, i trucchi, o il caffè, anzi ce l'ho davanti a me, quindi... It's really good, isn't it? Yeah, è venuta buona, it's nice, it's very nice. Molto buona. No, veramente, ma me la mangio proprio un altro po'. Quindi, Thank you. Anytime. It's my cake. It's your tutto. Tutte. È la tua torta, il tuo compleanno, è tutto tu per oggi. Comunque, spero che vi siate divertiti oggi. Era un video leggermente diverso dal solito. Volevo semplicemente solo celebrare il compleanno di Dan e fargli qualcosa che sapevo che l'avrebbe reso sicuramente felice. Quindi vi ringrazio per essere stati parte di questa giornata con noi. Se vi è piaciuto il video, voi sapete, lasciatemi una bella thumbs up, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo molto molto presto, ci vediamo anche giù nei commenti, quindi se volete chiacchierate con me. E niente, la settimana prossima con Dan faremo un altro video, quindi ci sarà più di questi poveri 5 minuti. Questa torta finirà molto presto, quindi come dico sempre, always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, you're welcome, il mio caffè è qua. Amo, buon compleanno. Un altro, please. Un altro po'. Slice. Vabbè, è il tuo compleanno. It's my birthday. Ha ha ha.